Scusate ragazzi, solo bottiglie per bevande in PET. Sai, è da un po' che voglio chiederti perché ti ostini a non farci passare, noi, fustacchioni di plastica tanto volenterosi di festeggiare con voi, belle bottiglie per bevande in PET. È ovvio, perché da noi bottiglie per bevande in PET nascono nuove bottiglie per bevande in PET. Ogni altro tipo di plastica è quindi un intruso indesiderato. Non ho nulla contro di voi, ragazzi. Davvero, ma nel riciclaggio del PET bisogna essere rigorosamente coerenti. Vieni, te lo spiego. Il PET è una materia sintetica, ovvero una plastica. La materia sintetica si ricava dal petrolio. Il petrolio, a sua volta, è una materia prima non rinnovabile. È importante, quindi, consumarne il meno possibile. E la plastica che utilizziamo va raccolta e riconsegnata. Così la si può riciclare senza dover ricorrere di nuovo al petrolio per produrne di nuova. Ma questo lo so, anche io sono fatto di materia sintetica. Ma perché nel processo di riciclaggio bisogna separare le bottiglie per bevande in PET dalle altre plastiche? Siete forse qualcosa di speciale voi? Beh, la plastica non è tutta uguale. Non voglio sembrare presuntuosa, però esistono molte varietà diverse di materia sintetica, ognuna con le sue particolarità. Per poterle riutilizzare bisogna triturarle, pulirle, fonderle e riformarle. Ed è importante rielaborare insieme sempre solo gli stessi tipi di plastica. Infatti, determinate plastiche non si possono mischiare, proprio come non è possibile emulsionare l'acqua con l'olio. Alcune, pur fondendosi, danno vita a un materiale nuovo, ma di valore minore, risultando fragile, opalino, eccetera. Solo la plastica suddivisa in base alla tipologia permette di produrre nuovi validi prodotti di materia sintetica. Tu, per esempio, non sei fatto di PET. Sì, ma sono comunque prezioso. E se non mi volete integrare nel riciclaggio del PET, basta fare una cernita, no? Purtroppo, mio caro, non è così semplice come pensi. Le bottiglie per bevande in PET vengono selezionate a macchina in base ai colori. Se il PET raccolto contiene troppi tipi di materia sintetica diversa, la macchina non è più in grado di filtrarli correttamente. In tal caso, la cernita va effettuata a mano per garantire la purezza del PET. Scovare te e i tuoi colleghi i flaconi di detersivi è abbastanza facile, perché tra le bottiglie di PET non passate di certo inosservati, ma molte altre bottiglie o confezioni non sono così grandi e appariscenti e possono quindi sfuggire all'occhio pur attento delle macchine. Perciò preghiamo i consumatori di aiutarci, raccogliendo le bottiglie per bevande in PET separatamente. Ok, il concetto è chiaro. Ma perché gettare solo le bottiglie per bevande nella raccolta? Anche le bottiglie dell'aceto e i flaconi dello shampoo sono spesso di PET. È vero, ma se una quantità troppo grande di bottiglie dell'aceto e flaconi di shampoo finiscono nel ciclo di riciclaggio del PET, non è possibile garantire che le nuove bottiglie di PET, e quindi anche le bevande contenute, non assumano un retrogusto di shampoo e aceto. Per tale motivo, l'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria ha deciso che per la produzione di nuove bottiglie per bevande è possibile impiegare esclusivamente bottiglie per bevande in PET. È tutto chiaro? Ti assicuro, non ho nulla contro di te, ma per i tipi come te e per tutti i tuoi amici, che come te non sono bottiglie per bevande in PET, non c'è spazio nel PET Box. Peccato. Dovevo nascere bottiglia per bevande in PET. Solo le bottiglie per bevande in PET vanno nella raccolta del PET. Grazie.